Bianchini, Fornari, Chiamarelli, Brianti, Capelli, Martureli, Palazzo, Torresani. No, non è l'esercito italiano, no. Questi sono solo alcuni dei più dei 25.000 brasiliani della FEB che hanno combattuto in Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Giovani che nella maggioranza non avevano ancora lasciato la casa dei genitori partirono dal Brasile per aiutare una nazione sorella. Dopotutto, molti di questi militari erano discendenti o avevano amici o vicini di casa italiani. L'emigrazione italiana in Brasile è iniziata nella seconda metà del XIX secolo e in poco più di 150 anni di convivenza si sono create forti radici familiari tra l'Italia e il Brasile. Il numero di discendenti italiani è talmente grande che San Paolo può essere considerata la seconda maggior città italiana, dietro soltanto a Milano, influenzando cultura, gastronomia, rapporti commerciali e industriali, come la partnership AMX che ha dato vita all'industria aeronautica Embraer. Nel marzo del 1941, la nave mercantile Taubaté fu attaccata dagli aerei tedeschi, causando la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Exo. Da quella data sono iniziati attacchi sistematici, culminando nel mese di agosto 1942, quando in solo due giorni sei navi furono affondate, causando la morte di più di 600 persone. Ciò che portò il Brasile a dichiarare guerra contro l'Exo il 31 di quello stesso mese, con grande sostegno popolare. Il 9 agosto 1943 fu creata la Forza di Spedizione Brasiliana, composta da militari di carriera e volontari civili, i Brasinhas. E il 18 dicembre 1943 fu creato il primo gruppo di caccia aeronautica, il Senta Apua, per combattere i nazisti in Europa. Nel giugno del 1944, la FEB sbarcò al porto di Napoli. Il 16 settembre, i Brasinhas hanno avuto il loro battesimo di fuoco. Insieme alla resistenza italiana, i partigiani aiutarono a liberare la città di Camaiore. Dopo sono venuti Borgamozzano, Fornaci, Carenzano, Barga, Sommocolonia, Castelnuovo, San Chirico, Montese, Vergato, Zocca e più di 50 nuove città. A Monte Castello, i tedeschi arroccati in cima, armati pesantemente e con una vista privilegiata della regione circostante, causarono numerose vittime alle truppe brasiliane e combatterono coraggiosamente sotto il sole, la pioggia e la neve intensa. E finalmente, dopo tre mesi di battaglie, il 21 febbraio 1945, Monte Castello fu conquistato. Il 5 marzo, la città di Castelnuovo fu dominata e fu ciò che permise la rottura della continuità della linea gotica, liberando la via 64 per il corpo dell'esercito per poter proseguire fino a Bologna. In una grande manovra strategica nella valle del fiume Po, la FEB catturò una divisione di fanteria dell'esercito tedesco a Fornovo di Taro. 15.000 prigionieri, più di 1.000 auto, 4.000 animali, oltre agli armamenti di vari calibri e diverse attrezzature. Il 7 maggio 1945 la Germania firmò la resa incondizionata, ponendo fine alla guerra in Europa. Le forze armate brasiliane sono state l'unico esercito latinoamericano a partecipare alla Seconda Guerra Mondiale in Europa. Più di 25.000 uomini e donne hanno attraversato l'Atlantico per combattere i nazifascisti in territorio italiano durante 239 giorni, viaggiando per più di 400 chilometri e catturando circa 25.000 nemici. Oltre a conquistare posizioni nemiche importanti, i brasiliani conquistarono il cuore degli italiani. Il loro comportamento allegro e umano ha fatto la differenza per dare sostegno e speranza in un momento tanto difficile. Ma a gente chegava, dava biscoito para eles, dava café, dava borra de café, porque eles não gostavam do café puro, que tirava o sono, não sei o quê. Então nós agradamos muito o italiano e conquistamos os italianos. E os italianos também nos conquistaram. La partecipazione brasiliana si è conclusa, ma il rispetto, l'ammirazione e la gratitudine per la maniera fraterna e cordiale con cui i Brasinhas brasiliani hanno trattato i propri fratelli italiani sono ancora attuali, dopo tanti decenni. La più grande prova di questa amicizia è che ancora oggi i bambini italiani si riuniscono e cantano la canzone della spedizione in portoghese.
Federale e il Ministero della Difesa rendono ancora di più questo omaggio ai Brasilias della Fed, che quando tornarono in Brasile furono celebrati nella sfilata dei Brasilias il 18 luglio 1945 nel modo che meritavano, come veri eroi.